Ciao a tutti amici, benvenuti nel quarto giorno, siamo qua a fare colazione. Mente erraticosa come passo iniziale ed in seguito procedere verso l'abetone, che sarà, penso, il passo clou della giornata, giusto? Ma perché non c'è benzina? Non è possibile. Guardate dove siamo finiti, siamo a Marina di Massa e come poter non finire una giornata così pazzesca al mare. Ciao a tutti amici, bentornati o benvenuti sul canale di Paul. Oggi è l'ultimo giorno, bro. E si sente. Si sente come? Tornando verso il nord, le temperature si sono abbassate. Questa notte barra mattina ha iniziato a piovere, purtroppo. E le condizioni di oggi non sono bellissime. No, sono drastiche. Per niente. Per niente. Abbiamo paura di trovare un po' di pioggia sul Bracco, di conseguenza anche sulla Valtrebbia. Quindi adesso decideremo un attimo il da farsi. Purtroppo siamo arrivati anche all'ultimo giorno. Da un lato, ragazzi, c'è malinconia nel tornare, perché giustamente ci troviamo bene, siamo tra amici. Dall'altra, d'altronde, un po' di voglia di tornare a casa c'è. C'è perché la stanchezza si fa sentire, i chilometri anche, ovviamente non stiamo parlando di Bergamo Capo Nord, ma comunque abbiamo fatto una marea di curve, mi sembra quasi zero di strada dritta, ragazzi. A parte oggi che... No! Purtroppo, dato che, appunto, come vi ho detto prima, stamattina ha piovuto e non sappiamo come il meteo si comporterà durante la giornata, le GoPro purtroppo dovremo forse tirarle via. Vedrete quello che riusciremo a farvi vedere, ragazzi. Per il resto, l'ultimo giorno è incominciato. Eccoci qua amici, siamo a Massa. Il cielo oggi non è dei migliori, come ben detto prima, però fortunatamente non piove per ora. Non vorrei gufarla, là in fondo c'è un po' di forse cielo aperto dietro quelle brutte nuvole, ma per il resto adesso siamo coperti. In questo preciso istante ci stiamo dirigendo, non odiatemi, all'ingresso dell'autostrada, perché è il metodo più rapido per raggiungere il passo del Bracco, che di conseguenza opteremo se fare o non fare in caso di pioggia. Ed in seguito entreremo in Valtrebbia, dove ci sta aspettando le Zena Girl, che se non conoscete ovviamente vi metto il link qua sotto in descrizione. Procediamo sperando di non prendere l'acqua. E ragazzi, con la magia dell'editing siamo arrivati a Genova, così dal nulla. Come abbiamo fatto, zio? Impossibile, impossibile. Adesso andiamo in direzione Valtrebbia. Fammi sentire come canta sto mezzo. Cantamelo tutto. Porca troia, sembra un leone, sembra un cazzo di leone, sembra un leone, porca merda. Porco di... Andiamo. Ragazzi, questo sole credo che non sia abbastanza per asciugare tutto l'asfalto. Si vede che questa notte ha piovuto mica male. Cioè la Valtrebbia è praticamente un bagno. Sembra di essere in piscina. Ecco, questa è la nostra piscina dell'ultimo giorno. Però non ci si tuffa, mi raccomando. Speriamo di aver dato le parole giuste al nostro sole. Ragazzi, ci siamo arrivati a Gorreto e ovviamente, come detto prima, siamo al raduno delle Zena Girl. Qua ci sono i mezzi e qua c'è tutta la bella gente che siamo venuti a trovare. Che spettacolo! Tutti del gruppo Nota Biker, rappello, tanta gente che conoscete. Che spettacolo! Siamo pronti a mangiare, adesso vedremo cosa mangeremo. Il panigale è sempre il top. Pronti a mangiare. Ho dietro la lotteria. Zio! Eccolo! Che spettacolo. Abbiamo iniziato a mangiare. Ovviamente iniziamo con del riso allo zafferano ed in seguito dei ravioli al salvia e mandorle, da quello che ho capito. Poi ovviamente fanno il mangiare, che è spettacolare. Ragazzi, è arrivato il secondo giro. Guardateli qua. Fallo bello, sgrumoso. Mamma mia. E ovviamente è arrivato anche il dolce, ragazzi. Tirami su, ovviamente. Carmi mie, no. È già finito, zio. E quanto deve durare? Non tirami su, scusate. Questa scuola.
Sono a posto. Buono. Buono, ottimo. Ragazzi, ottima compagnia. Buono il mangiare, ovviamente. E ora torniamo a casa. Ebbene sì, raga, l'asfalto è asciutto. Che spettacolo, ragazzi, che bellezza, che davvero sembra, cazzo, sembra la f***a. Amici, spero che mi sentirete, ovviamente, perché come potete ben vedere siamo in una piazzola di sosta in autostrada. Perché? Perché dietro di noi c'è davvero un cielo molto nero e pieno di pioggia. Infatti ci è stato detto dai nostri parenti che effettivamente a casa nostra, nelle nostre città, nei nostri paesi, sta venendo giù il diluvio universale. Dunque, da questa piazzola, questo viaggio, questa avventura, questa serie di video, chiamatela come vi pare, può giungere al termine. Stiamo anche levando tutte le GoPro per evitare d'altronde di inzupparle d'acqua anche loro. Tra poco ci metteremo l'antipioggia e, ragazzi, questa avventura è stata davvero spaziale, ci siamo davvero super divertiti, abbiamo scherzato, abbiamo fatto i coglioni, cioè ci siamo davvero tirati il collo certe volte, ma ci siamo anche rilassati, perché le piscine non potevano non mancare, no? Abbiamo fatto il tour delle piscine della Toscana. Il tour delle piscine, sì, zio. Spettacolo. Ovviamente grazie a Ale, che è lui che è il mago del... della ricerca dell'hotel. Ragazzi, belle, è stato un piacere. È stato un piacere, grazie mille, è stato spettacolo. Davvero fantastico, è uno spettacolo. Ale, grazie mille. Andiamo a prenderci l'acqua. Andiamo a prenderci l'acqua a Berlino, Beppe. Andiamo a Berlino, Beppe. Ragazzi, iscrivetevi al canale, passate dai canali dei due componenti di questo viaggio, di questa avventura. Nike, Strange Biker, guardalo qua, guardalo. Vai a iscriverti, muoviti, iscrivetevi, like, ciao. Quest'oggi inizia una nuova piccola serie, o meglio, per noi, una nuova avventura. Oggi si parte, ragazzi. Sveliamo questa... Diamo il via a questa nuova avventura. Un abbraccio ancora a Sitch e adesso penso che ci toccherà scendere.